Allora, e quindi seconda partita di oggi abbiamo un newcomer, esatto, ovvero Banana Joe. Banana Joe contro Abbe, Ike contro Little Mac, sempre su Final Destination. Vediamo che cosa combineranno questi due ragazzi. Allora, prima di tutto mi sento di esordire dicendo che questo stage fa veramente schifo per un matchup del genere, nel senso che questo è il miglior stage di Little Mac di gran lunga e anche il peggior stage di Ike, a detta del nostro Meg, che insomma ne sa abbastanza di, è main, di Ike. Quindi, Sicuramente Banana Joe in questo momento è in un grosso svantaggio, come dimostra anche la stock che ha appena perso. Sì, esatto. Credo che stia, diciamo, rollando un po' troppo e facendo mosse troppo laggose. Il sì, counter lì veramente non era necessario. Anche questa smash. Sì, sta facendo decisamente mosse molto baitabili, ecco. E infatti vediamo molto bravo ad aspettare Abbe, come al solito, ad aspettare paziente, a trovare l'occasione per punire. Sì, assolutamente. Sì. Le brecce nella difesa. E diciamo di che Joe, secondo me questa è la migliore caratteristica per un buon Little Mac, quella di sapere aspettare, perché è un personaggio talmente tanto veloce. Il KO, attenzione. Oh, potrebbe... mamma mia. Ha provato out of shield, peccato, troppo push di quell'up smash sullo scudo. Avrebbe potuto, attenzione. Penso che muoia. Sì. Esatto, sì. 119%. Prima stock abbastanza, sì, prima stock, primo game abbastanza convincente questo per Abbe, solo 51 danni per lui. Un two stock davvero netto. E quindi vedremo adesso se Banana Joe cambierà stage o cambierà addirittura personaggio. Cambierà addirittura personaggio. Non abbiamo idea di chi siano i suoi preferiti. Toon Link. Toon Link nero. Nero. Vedremo. Ok. Penso che sarà cambi. Il pick. Omega Final Destination. Che cosa sta succedendo? Perché tutti giocano su Final Destination? No, più che altro mi sembra molto convinto di questa cosa. Forse, cioè, magari non conosce bene il matchup contro Little Mac e non sa che questo stage è in assoluto il migliore per lui. Comunque penso che abbia preso Toon Link. Adesso, non conoscendo i suoi personaggi, non ti so dire, però più che altro per i proiettili. Sì, Little Mac diciamo che non ha grandi misure per combattere i proiettili, se non che la sua eccellente velocità è frame data, quello sì, sicuramente aiuta, ma... Sì, Abbe continua, diciamo, a... vedi, si sta schiantando molto più sui proiettili. Sì, si tiene lontano, però cerca di approfittare degli ending lag per avvicinarsi con la sua velocità. Questo recupero se avesse un po' fatto sbagliato. Running up smash ci moriva tranquillamente qua, Toon Link. Banana Joe è sempre sull'angolo, non so se è un po' un derivato del giocare un personaggio campy come Toon Link, ma è sempre all'angolo, deve, secondo me, mamma mia, rischiosissimo. È molto rischioso davvero. Sì. Mamma mia, è morto questo... 6 volte circa. Sì. Ah, si bomba da solo, ma evita un dash attack. Esatto. Anzi, una tattica? Questa freccia in close range? Vedi anche come... Mamma mia, il super armor. Appunto, approfitta Abbe anche del... Diciamo che Abbe è, esatto, legge la schivata, diciamo, col salto. Abbe un po' abbassato la guardia e sta sottovalutando un po' il suo avversario. Infatti, ha appena perso una stock, cosa che prima non c'era neanche andato vicino. Questa Mamma è veramente mia. Rischioso. Là, millimetrico. Il dash attack sarebbe stato terribile. La bomba aiuterà sicuramente il recupero. No, la lancia invece. Diciamo, gioco di schivate finisce con il vantaggio di Abbe. Sì. Diciamo che, mamma mia, ancora no, ma qua, diciamo qua, che si la scenderà prossima... di nuovo con la... Ecco, esatto, prevedibile. Si colpisce che... da solo, qua. Era un po' di errori, la confusione finale. Una seconda volta, ma cade sulla sua stessa bomba e perde così, purtroppo. Sì, un 2-0 abbastanza secco, forse un po' sul finale, diciamo, se la potevo giocare, ma i nervi forse, o comunque la pressione che mette Little Mac. Diciamo la non conoscenza del matchup, ecco.